Allora, oggi parliamo di biga, questa tecnica che ormai è consolidata e utilizzata da molti per dare più potenza all'impasto. Questa è una biga fatta a regola d'arte, vedete, non devono rimanere grumi. Vedete, tutta la farina è stata assorbita. Quindi, eventualmente, per evitare grumi nell'impasto, che molti dicono: ah, non faccio la biga perché mi fa grumetti nell'impasto. Allora, per evitare, basta. Questo è uno spruzzatore con solo acqua. Si va a spruzzare un po' di acqua in modo che la superficie si ramollisca. Dopodiché posso far girare in impastatrice senza altro, in modo che si leghi questo glutine. La biga deve essere lievitata, sì, deve essere fermentata ma non lievitata, cioè l'aumento del volume deve essere ridotto perché deve essere grezza e permettere l'uscita di gas. Questo è. Come si ottiene questa biga a regola d'arte? Molti vengono fuorviati dal fatto che si dice ogni tanto biga polverosa. Questo polverosa fa intendere che ci rimanga della farina nella biga, ma polverosa si riferisce invece al fatto che sia granulosa, ecco, come in questo caso. Ma come vedete, la farina deve essere tutta ben assorbita, non devono esserci depositi di farina, i quali si vanno a fare grumi. Quindi vedremo come si realizza questa biga a regola d'arte. Eccoci qua. Allora, vediamo adesso la procedura corretta per avere una biga, diciamo, non dotata di grumi, quindi una biga che sia cosiddetta polverosa, però ripeto il termine polverosa, mi suggerisce di tenere della farina, ma questo invece non va fatto. Bisogna che la preparazione della biga prosegua fino a quando l'ultima parte di farina è assorbita. Quindi qui abbiamo della farina, dotatevi sempre di un contenitore abbastanza grande dove si possa operare comodamente. Andiamo a inserire l'acqua dove è stato sciolto già il lievito. Ok, c'è un problema di luci, vabbè. Quindi il lievito sciolto nell'acqua in modo che si disperda bene. Ecco, andiamo a gettare dall'alto. Adesso qui è rimasto un po' di lievito. Facciamo attenzione a sciogliere e disperdere tutto il lievito perché, come in questo caso, se il lievito rimane sul fondo e dopo non l'ha messa lievitata. Grazie, lievito era sul fondo. Arrivederci. Quindi, lievito che sta nel fondo del contenitore difficilmente potrà lievitare. Ma va. Quindi, andiamo adesso, vedete, a disperdere, non so se si vede attraverso la plastica, se dopo vediamo il dettaglio. Ecco, continuiamo a alzare la farina e incorporare l'acqua, continuando fino a che, sollevando, non vediamo sparire la farina. In questo caso la farina è ancora ben presente, vedete che quando io faccio cadere il prodotto c'è ancora farina. Allora, in questo caso continuo ad alzare e a far cadere, alzare e far cadere, così, in questa maniera. Vediamo se riesco a
girare il contenitore. Non si vede molto bene. Ecco, quindi così continuiamo a alzare e far cadere il composto in questo modo qua. Alzare e far cadere. Vedo ancora farina, continuo, alzo e faccio cadere. L'umidità non è che sia sparita, è ancora lì. Se infatti prendete le parti che cominciano a compattarsi, vedete, queste qua sono ancora ricche di umidità, non è che l'umidità è sparita, quindi bisogna continuare senza stancarsi. Molti pensano che fare la biga un attimo, no? Butto l'acqua nella farina, me ne frego, vado. Oppure la fanno con la macchina. Con la macchina si può fare, ma non è una vera biga. La vera biga deve avere questo aspetto, cosiddetto polveroso. In verità è granuloso, ecco, diciamo un termine che è meno fuorviante. Deve essere una biga granulosa. Essere fatta così, con a sfilacci, ecco, sfilaccio. Ecco, mi è venuto adesso il termine qua, così, con voi. La biga a sfilaccio. A sfilaccio è un termine che rende l'idea. Quindi non stancarsi, ecco, adesso vediamo che sollevando, vediamo che la polvere è molto molto ridotta. Quindi possiamo dire che la nostra biga a sfilaccio è quasi ultimata. Ok, questa, non avendo diciamo un glutine legato, andrà a fare fermentazione, sì, perché chiaramente il lievito c'è e anche gli zuccheri, e quindi la fermentazione parte, ma non ci sarà lievitazione, ovvero, come abbiamo visto nella ripresa di introduzione, non c'è aumento di volume. Perché? Perché il gas non viene trattenuto dal glutine e quindi abbiamo fermentazione sì, lievitazione no. Quindi questo è il concetto della biga. Eccola qua. Adesso vedete che sollevando non vedo più tracce di farina. Quindi abbiamo inglobato tutta la farina, abbiamo realizzato degli sfilacci bellissimi. Ecco, adesso li andiamo a sistemare in modo regolare nel contenitore e si lascia fermentare, quindi agire enzimi, lieviti e quant'altro. Voi sapete che i processi sono moltissimi, sono circa 300 e noi ne conosciamo pochissimi. Lievitazione, fermentazione, pochi altri, trasformazione enzimatica, ma i processi sono centinaia. E questo è il problema e il fascino della panificazione, perché questo comporta che ogni giorno la pasta sia leggermente diversa, anche se voi rispettate tutte le procedure, eppure chi è professionista, chi ci lavora ogni giorno, lo sa perfettamente, la pasta comanda lei, non comandate voi, potete fare il processo, il procedimento preciso, uguale, come volete, eppure ogni giorno avrà delle caratteristiche leggermente diverse. Quindi questa è la biga, come si presenta, eccola qua, come abbiamo visto prima. Andremo a farla riposare il tempo dovuto. Il tempo classico sarebbe 24 ore a 13-16 gradi. Ovviamente non è che tutti abbiamo fermabiga a 13 gradi, quindi si lascerà magari un po' meno ore a temperatura ambiente. Qua abbiamo sui 20 gradi, 18-20 gradi, quindi la lasceremo overnight, cioè tutta la notte, e non 24 ore, ok?
questo è quanto, arrivederci.